Ma la corsa a piedi va d'accordo col ciclismo? Ragazzi, mi chiamo Giacomo, per i più confident sono conosciuto anche come Tom. Molti di voi mi conoscono perché corro in mountain bike, ma in realtà non faccio solo questo. Beh, in realtà per la maggior parte del tempo sì, ma siccome in bici non si fa abbastanza fatica, meglio compensare andando a correre. Ma scherzi a parte, si parla spesso di multidisciplinarietà e quindi andiamo a vedere se e come la corsa può aiutarci a migliorare anche in sella. Ah, e se mi vedete bordò in faccia e con un braccio che è il doppio dell'altro, non fateci troppo caso. Ieri ho fatto un attacco con contrasto e la situazione era più o meno questa. Quindi, vabbè. Non fateci caso, torniamo a noi. Il ciclismo è uno sport in cui utilizziamo prevalentemente il metabolismo aerobico, esattamente come la corsa. E nel caso in cui qualcuno si stesse domandando "ma che cazzo stai dicendo?", vi spiego brevemente, molto terra a terra, di cosa stiamo parlando. I metabolismi che il nostro fisico utilizza per vivere, ma soprattutto per svolgere le nostre attività, sono tre e ve li metto in ordine di intensità. Il metabolismo aerobico, ossia attività di lunga durata, anche breve, ma l'importante è che siano di bassa intensità, quindi sotto soglia anaerobica, in cui il nostro fisico utilizza l'ossigeno. Il secondo è l'anaerobico lattacido, quindi attività di intensità superiore a quella aerobica, ma in cui il nostro fisico non riesce ad utilizzare abbastanza ossigeno, quello che gli servirebbe, e di conseguenza cosa fa? Si accumula del lattato, ossia l'acido lattico volgarmente chiamato. Il terzo invece è il metabolismo anaerobico a lattacido, quindi attività talmente breve ma intense da non necessitare di utilizzo dell'ossigeno e allo stesso tempo non c'è neanche il tempo materiale per accumulare lattato. Un esempio potrebbe essere uno sprint massimale molto breve. Ma mentre nel ciclismo su strada facciamo un movimento che è estremamente fluido e regolare, la corsa però risulta essere un movimento molto più sconnesso, pieno di sollecitazioni e di conseguenza anche impattante muscolarmente parlando. Ma la teoria cosa dice? Beh, i testi e le letterature scientifiche affermano che svolgere attività diverse rispetto a quelle che siamo abituati a fare, o comunque la nostra attività principale, ci porterà ad avere dei miglioramenti nel 99% dei casi. Multidisciplinarietà, mai sentito? È il periodo migliore per introdurre queste nuove attività diverse da quello che siamo abituati a fare di solito, quando è? Solitamente il periodo migliore è quello di preparazione generale, quindi dal periodo di transizione, l'off season, fino al periodo preagonista. In sintesi potremmo definire come tutto l'inverno. Esattamente, praticamente solo d'inverno. Però io mi sento di aggiungere anche che non lo escluderei completamente anche in periodo agonistico, quindi durante la stagione. Il luogo comune più diffuso del ciclismo è che si va avanti grazie alle gambe. Che attenzione, è sacrosanto, ma non solo, perché ad esempio la fascia del core, questa qui centrale, è fondamentale, soprattutto i lombari che ci aiutano a spingere di più in bici e soprattutto a mantenere una certa stabilità e solidità. Che certamente possiamo sviluppare anche andando a correre, perché se ci pensate non si può correre restando flaccidi e molli, no? Inoltre poco fa ho affermato che la corsa è un movimento molto brusco rispetto al ciclismo su strada. Ma rispetto alla mountain bike? Quando pedaliamo sul ciotolato, sulle radici, non è liscio, vero? E quindi vedete che tutto alla fine segue un filo conduttore e non si ragiona mai per compartimenti stagni, qualsiasi sia lo sport, qualsiasi sia l'attività, ed è proprio questo il bello secondo me. Devo comunque farvi una confessione. Io in realtà mi sono sempre allenato solo in bici con lavori specifici e in palestra per migliorare, tra l'altro non mantenendola durante il periodo agonistico, che secondo me è da fare. Ho iniziato a correre poco tempo fa e di conseguenza non sono certamente un esperto riguardo questo movimento. Ma per la stagione 2025 ho intenzione di dare input diversi al mio fisico e vedere come reagisce in bici. Diciamo che farò degli esperimenti su di me e che farò dei video per tenervi aggiornati sulla situazione. Certo, le prime uscite a piedi sono abbastanza uno shock, perché la sensazione che si ha è quella di quadricipiti che sbattono, i polpacci che vanno a fuoco e i battiti che sono alti alle stelle. E quando torni col male dappertutto, beh, ti domandi in effetti ma chi me l'ha fatto fare? Ma attenzione, perché è proprio qui che torna in gioco il gesto tecnico della pedalata, che tramite un'uscita agile di scarico poi aiutarci a migliorare di gran lunga il casino che abbiamo fatto prima con la corsa. Ma tranquillo che non sarà sempre così, perché dopo un po' di adattamento tutto diventerà più semplice e lineare, dandoci finalmente la possibilità di evadere dalla solita monotonia e dalla noia dei classici allenamenti, quelli che facciamo ogni volta, ma soprattutto senza soffrire come dei martiri. E se posso darti un consiglio, inizia con calma, dandoti tempo e soprattutto
con un paio di scarpe adatte. Non improvvisare, perché da multidisciplinarietà, multinfiammazione ci va tanto così. E attenzione, perché in questo discorso ho messo insieme questi due sport, ma si potrebbero analizzare decine e decine di attività, non solo queste due. E come preparazione generale c'è anche chi utilizza il nuoto, lo sci alpino, lo ski alp, lo sci di fondo o comunque altre discipline del ciclismo stesso, come potrebbero essere il ciclocross, la pista, BMX, tutte attività che ci aiutano a migliorare non solo le nostre capacità coordinative, come potrebbe essere l'equilibrio, la gestione del mezzo, i movimenti, le reazioni, i riflessi, ma anche le capacità condizionali, che sono forza, rapidità e resistenza. Tutte cose fondamentali non solo per le nostre attività, per i nostri sport, ma soprattutto per la quotidianità. E a proposito di equilibrio, potreste provare a svilupparlo magari cucinandovi qualcosa, spadellando qualcosa in cima alla Fitball. Sto scherzando, non vorrei essere causa di divorzi o di malessere in famiglia. Sei anche tu appassionato di ciclismo e voglia di sfruttare il tuo tempo al meglio per migliorare più possibile? Mi chiamo Giacomo, corro come elite in mountain bike e sono un ragazzo che ha fatto del ciclismo la sua ragione di vita. Scrivimi a questo indirizzo mail se sei interessato ad avere vicino una persona che possa indirizzarti nei tuoi allenamenti. Sei d'accordo con ciò che ho detto o hai un altro punto di vista? Ti chiedo gentilmente di lasciarmi un commento qui sotto il video per capire come la pensi e tra l'altro vi leggo tutti e vi rispondo sempre perché mi fa molto piacere. Nel frattempo vi saluto, vi ringrazio e vado a farmi una doccia perché qua tra registrazione di corsa in bici e a casa ho l'ascella che ricorda un po' il gorgonzola lasciato sotto il sole di agosto, quindi meglio andarsi a lavare. In realtà con questo bellissimo panorama e questo rumore di acqua sotto voglio chiudere il video dandovi un consiglio, perché è vero che sono giovane, però in questo sport ho cominciato ad accumulare un po' di esperienza e mi sento di dirvi che, come molti di voi sanno, quest'ultimo mese è stato un po' uno schifo per me, per i problemi fisici che ho avuto, e sembra che tutto si stia sistemando per il meglio e questo mi fa molto piacere, quindi sono veramente contento, anche perché, come ho già detto, io avevo bisogno di una pausa, ma non forzata, non in questo modo. Volevo staccare perché sarebbe stato giusto staccare, non per un'imposizione. In realtà adesso, tornando in bici e ricominciando a fare fatica, mi sto rendendo conto che è bellissimo di nuovo, e era un po' che non mi divertivo così pedalando, senza dover fare lavori, senza dover spingere per forza sempre al massimo, ma proprio uscendo a bermi il caffè, a divertendomi, che è la cosa più bella alla fine, quello che tutti noi ricerchiamo, anche se nella nostra testa c'è la competizione, c'è l'adrenalina, il sangue, il fuoco dentro, come l'ho definito in altri video. Quindi ragazzi, piccolo consiglio da ragazzo agonista, da allenatore, ma soprattutto da persona appassionata di ciclismo: quando sentite che è il momento di staccare, staccate, riposatevi e ricordatevi sempre che quando il divertimento comincia a scarseggiare, forse è il momento di prendersi una pausa. Che diceva il grande nonno Faustino in uno dei suoi momenti di raffinatezza ideologica? Che diceva quell'intellettuale? Se la fatica è più del gusto, molla la fica e attaccati al Lambrusco. Divertitevi, perché fare fatica è bellissimo. Ciao ciao! Inoltre poco fa ho affermato che la... Porco... Io ho anche buzzurro.